Buona domenica, ben ritrovati al nostro e vostro Minuto di Vino su Pavino TV Lombardia Live 24. Grazie anche per l'affetto con cui ci seguite sul blog 45esimoparallelo.net. Sono molto contento oggi, questa domenica, di parlarvi di una storia meravigliosa. Il 14 maggio 1924, un secolo fa, cominciava la storia del consorzio Chianti Classico. Lo racconta in un bellissimo servizio Wine News. Oggi ci sono 6.800 ettari vitati di bellei, 486 produttori dei quali 345 a comprire l'intera filiera vigna bottiglia 35-38 milioni di bottiglie l'anno che finiscono in pensate 160 paesi del mondo, in testa tutti: USA, eh, Italia e Canada, eh, per un valore economico di distretto stimabile intorno a un miliardo di euro. Una PIL crescente, come dimostrano anche i sette vini del territorio inseriti nella top 100 2023 di Wine Spectator, con un posizionamento sempre più alto sui mercati, effetto di un prezzo medio cresciuto del 7% nel 2023 sul 2022 e del 13% sul 2021, anche grazie all'effetto traino della Gran Selezione, il vertice della piramide qualitativa del Chianti Classico, composta da riserva e dannata. Ed è senza dell'essenza del territorio che nel 2024 festeggia 10 anni dall'arrivo sul mercato questa gran selezione che ha fatto da Traino alla quale con la vendemia 2023 si sono aggiunte anche le 11 unità geografiche aggiuntive in etichetta realizzate dal noto cartografo del vino Alessandro Masnaghetti con Enogea e la conferma di un territorio, quello del Gallo Nero, questo è il marchio Storico, importante, conosciutissimo in tutta Italia e nel mondo, marchio che guarda il futuro con fiducia e la serenità dei numeri, nonostante a livello globale il mercato non sembri sorridere più eh, come prima eh, ai vini rossi. Ma qual è stata la forza del consorzio Chianti Classico del Gallo Nero, che è un brand bellissimo eh, che è diventato anche una serie di gadget da indossare, è appunto questa: essere diventato un brand, un brand al di là del vino, eh, con. Eh, un codice reputazionale forte, un setting di valori eh, che vanno ben al di là eh, di un liquido seppur buonissimo e super qualitativo nella bottiglia. Eh, tanti auguri al consorzio del Gallo Nero eh, che ha fatto molto per l'affermazione del Made in Italy che sta in un calice in tutto il mondo.